Amici chitarristi, ben ritrovati, io sono Michele Bianchi e oggi vi voglio parlare del nuovo pedale volume di Ernieball, il VPJR Tuner. Sicuramente la prima cosa che balza all'occhio è l'ampio display touchscreen che Ernieball ha inserito nella parte centrale della pedana. Con questo possiamo accordare lo strumento e regolare meglio il volume grazie ad un indicatore numerico. Tenendo premuto per 5 secondi il lucchetto, possiamo andare a sbloccare il touch dello schermo. Qui, facendo doppio clic nella parte superiore, possiamo andare a decidere tre modalità di visualizzazione. La prima è volume più accordatore. Da posizione punta a posizione tacco, infatti, abbiamo l'indicatore numerico che una volta sceso a 0 attiva l'accordatore. Le altre due modalità sono solo volume. Abbiamo l'indicatore da 10 a 0 per tutto il percorso, oppure solo accordatore, sempre acceso in qualunque posizione si trovi il pedale. In questo, facendo doppio clic nella parte inferiore, si accede alla schermata delle frequenze. Per ribloccare poi il touch dello schermo, ripigiamo per 5 secondi il lucchetto e attiviamo lock. Per quanto riguarda la modalità di visualizzazione, la possiamo decidere anche al momento dell'accensione del pedale. Nel momento in cui lo alimentiamo, infatti, ci dà la possibilità di scegliere le tre modalità di visualizzazione. Un'altra importante novità di questo modello è l'inserimento di un sender return bufferizzato sotto gli ingressi di input e output. Questo consente al pedale di fungere da master volume per i pedali che inseriremo nell'effect loop. Se poi in catena avremo altri pedali dopo il volume, questo fungerà da controllo di gain per quest'ultimi, quindi può svolgere una doppia funzione. Il pedale può essere alimentato sia a 9 che a 18 volt. L'alloggiamento è in alluminio, il cavo al suo interno è in Kevlar rivestito in PVC, quindi molto resistente, e il potenziometro ha un'impedenza di 250 kΩ. Il pedale è disponibile in 4 colori: bianco, argento, rosso e nero. Dal momento che per vedere l'indicatore di volume non possiamo coprire l'intero pedale, ho trovato molto comodo l'uso della punta anche attraverso piccoli colpetti. Vi voglio mostrare anche la comodità dell'effect loop del pedale. Come vi dicevo, ho potuto notare che inserendo un overdrive nel sender return del pedale, questo fungerà da master volume per l'overdrive. Inserendo un overdrive invece in catena, il pedale volume fungerà da controllo di gain per questo. Sentiamo. Il fatto di avere in sender return il primo overdrive e in catena il secondo consentirà al nostro pedale volume di svolgere una doppia funzione: master volume sul primo e gain control sul secondo. Bene ragazzi, con questo video è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!